Sì, sono il presidente del centro teatrale universitario di Urbino. E poi insegno anche cinema, infatti sono cinema e diciamo ovviamente tutto legato a quello che è permanenza, no, del classico, sì, nel moderno, nel cinema, nel teatro, nel fumetto e quant'altro. Io direi che come presentazione per il momento basta, vi dico solo che quando poi uscirete, visto che ora siete come caldamente seduti, non facciamo altra confusione, via via che diciamo quando è finita la conferenza ci sono i fogli firme lì e poi potete firmare. Grazie. Va bene, io posso anche parlare senza, mi sentite senza microfono, sì. Così vengo lì davanti. Dunque, perché ho scelto di parlarvi di un film del 1937, un film di epoca fascista? Ma è un esempio chiaro di come l'utilizzo delle immagini, l'utilizzo de... oggi ne parlavo prima con i ragazzi che erano qua, oggi tantissimo si comunica per immagini, no? Vediamo video, spot, film, serie televisive. Il linguaggio delle immagini in movimento è un linguaggio non assimilabile a nessun altro linguaggio, e però ha le sue retoriche, ha il suo modo di comunicare. E io vi volevo far vedere come raccontare una storia antica, una storia famosa, spero che tutti sappiate chi è Scipione, forse, raccontare la storia di Scipione l'Africano e della Seconda Guerra Punica con un intento ideologico, per parlare invece del presente, raccontare una storia antica per mandare un messaggio politico. Questo serve anche per capire anche come oggi anche tanti film che vediamo oggi possono mandare dei messaggi attraverso l'uso delle immagini, attraverso i movimenti di macchina, attraverso il montaggio, che sono il linguaggio cinematografico. Di solito quando si trasferisce, io insegno letteratura e cinema, cioè come si traduce dalla letteratura al cinema, di solito quando si passa da un romanzo, un poema, una pièce teatrale a un film, si modifica l'originale, si fa una sceneggiatura che ricostruisce un po' l'originale, e poi quando il film è politico e vuoi mandare un messaggio politico, spesso si deforma il messaggio originale, lo si cambia per portarlo invece a dire qualcosa che parli della contemporaneità. Questo film è interessantissimo perché è un film di epoca fascista, 1937. Cos'era successo in quegli anni? Una domanda. C'era stata la guerra d'Africa, c'era stata una guerra sanguinosissima per cui l'Italia aveva fatto una spedizione in Etiopia massacrando un sacco di gente per conquistare, ahimè, una terra, poi era un pezzo di deserto, non serviva quasi a niente, però l'Italia, il regime fascista, investì tantissimi soldi per andare in questa guerra. Fu una guerra sanguinosissima dove si usarono anche le armi chimiche, dove ci furono stragi di civili, una guerra terribile, per cui l'Italia spese tantissimi soldi. Allora, una delle esigenze del regime era di far capire alla gente, convincere la gente che questa era una guerra necessaria, che era una guerra giusta. Poi fosse stata necessaria, la storia ha dimostrato che non è servita a niente, perché l'impero è finito lì, e l'Italia è andata quasi in bancarotta per questa guerra. Ma detto questo, il regime aveva bisogno di comunicare alla gente, di dire: guardate che io spendo tanti soldi perché questa è una guerra che serve all'Italia. Qual era il messaggio politico che voleva mandare il regime fascista? Era questo: noi dobbiamo andare in Etiopia a combattere, a conquistare l'Etiopia, perché dobbiamo vendicare la sconfitta di Alua, una tremenda sconfitta che l'Italia alla fine dell'Ottocento aveva subito proprio in Africa. Quindi una sorta di rivalsa giusta, diceva il Duce, giusta, perché dobbiamo rialzare l'onore dell'Italia. E questo era il messaggio. Una cosa pensava il Duce, lo diceva sempre: il cinema è l'arma più forte. Lo diceva in continuazione.
perché il cinema ti faceva vedere delle cose, ti convinceva che le cose finte che tu vedevi sullo schermo avessero una loro verità, una loro realtà, e quindi era capace di trasmettere molto meglio dei messaggi importanti. E allora cosa ha fatto? Finita la guerra, proclamato l'impero, ha realizzato questo film. Ha realizzato questo film per trasmettere esattamente questo messaggio. Ti racconto una storia di Roma antica sulla base dell'idea, sapete che il fascismo era tutto basato sull'identificazione tra Roma antica e l'Italia fascista, e faccio questo film per farti vedere come nel DNA della noi che siamo gli eredi della grande impero romano abbiamo ricostruito un nuovo impero sulle stesse basi, e adesso cercherò di farvi capire come l'hanno raccontato. Ovviamente gli sceneggiatori hanno utilizzato le fonti antiche. Quali sono le fonti antiche principali della guerra punica? La seconda. Livio, bravo, Polibio e tanti altri. Diciamo che hanno utilizzato queste fonti senza tradirle mai. Hanno raccontato la storia antica in modo preciso. Se voi, vi farò vedere degli esempi poi. Tuttavia, costruendo il film, usando la recitazione degli attori, usando il modo di costruire le scene, di montare, di fare le inquadrature, hanno mandato un messaggio. E il messaggio è questo: come Scipione ha riscattato l'onore dell'impero romano dopo la sconfitta di Canne, con Zama, la vittoria di Zama, così il duce, nuovo Scipione, ha riscattato la terribile sconfitta di Agua con la vittoria in Etiopia e con la creazione dell'impero, e questo solo il cinema lo poteva fare. Nel 1937, anno in cui esce il film, esce un numero monografico della rivista Bianco e Nero, che ancora oggi è una rivista di cinema tra le più importanti d'Europa. Questo numero contiene tutto su questo film, contiene saggi sulle musiche, sulla sceneggiatura, contiene notizie, contiene tutta la sceneggiatura, tutto il soggetto, fotografie, eccetera. E comincia con questi versi, metto proprio la prima pagina, ci sono questi versi dell'Ars Poetica di Orazio. Ho fatto questa conferenza per dei ragazzi del liceo di Treviso, con una collega dell'Università di Venezia, presentandomi, ha detto: Roberto Danese ci parlerà del cinema dell'antica Roma. Poi si è corretto, così domani erano bravi, ma il cinema non l'avevano ancora inventato. Però non è del tutto falso, perché qui questi che hanno per propagandare questo film, l'efficacia del cinema, fanno parlare Orazio di cinema. Chi è che mi sa tradurre questi versi? Segno si irritante animos de missa per aureo quanque si insunto pulis subietra fidelibus equae ipse si vita lite spectator. Cosa dicono questi versi? Dicono: se una cosa, attenzione, se una cosa la racconti a voce a qualcuno, una storia, è più debole, è meno credibile che se tu gliela fai vedere. Perché? Perché lo spettator, chi guarda, lo spettatore, chi guarda, è testimone a se stesso di ciò che sta avvenendo. In altre parole, se tu una cosa la vedi, qui Orazio sta parlando del teatro ovviamente, non del cinema, no? Però se tu una cosa la vedi, anche se falsa o finta, la tragedia di Edipo per esempio, ti coinvolge di più, ti prende di più, irritant animos, no? Eccita di più lo spirito che non una cosa raccontata a voce. Trasportato in un film che deve convincere la gente di un messaggio politico, Orazio si mette a parlare di cinema, chiaramente, ovviamente. Ovviamente, quindi il fatto che parlassi di cinema nell'antica Roma non era poi del tutto falso, perché loro stessi fanno così. Mussolini e il regime investe tantissimo in questo film. Ora vi do i numeri. Allora,
per farvi vedere l'importanza che il regime dava a questo film. 232 giorni di lavorazione, sono tanti, dal 10 agosto 1936 fino al 29 marzo 1937. Costo 12,6 milioni di lire. In quegli anni lì erano una barconata di soldi, era una cifra stratosferica. Questo per dirvi quanto ci credessero, perché investono. Guardate che 12 milioni e mezzo erano una marea di soldi allora. 20 attori principali, 38 attori secondari, 49 fra tecnici e amministrativi. Attenzione, guardate il resto: 44.425 avventizi, gente impiegata per la realizzazione del... Non sono pochi, chi fa cinema, te lo sai, e chi fa cinema, averci 44.000 persone che lavorano per te, insomma, non è... 26.671 membri del cast di produzione, quindi tecnici, falegnami, costumisti, eccetera, eccetera. 174.610 unità di personale fornito dal Ministero della Guerra e dell'Interno. Nelle scene di battaglia, dove ci sono tutti i soldati che combattono, vestiti da antichi romani o da cartaginesi, hanno usato i soldati dell'esercito. Quindi lo Stato ha fornito addirittura i soldati dell'esercito per fare questo film. 3.171 cavalli, 50 elefanti, una roba impressionante. Questi numeri sono, ci dicono molto, ci dicono quanto si fosse investito. Forse questo nome non vi dirà niente, ma allora era un divo della musica, Aldebrando Pizzetti, era uno famosissimo, un compositore d'opera e di musica classica, che viene preso per fare le musiche di questo film e ricoperto d'oro. Gli hanno pagato tantissimo. Aldebrando Pizzetti aveva fatto anche le musiche di Cabiria, il primo film della storia del cinema, con le didascalie scritte dall'Immaginifico, da D'Annunzio, quindi avevano preso i top, i divi dell'epoca, anche agli inizi del secolo, per fare Cabiria, e l'avevano pagato. E compone un inno a Roma che viene cantato qui, che ha corso il rischio di diventare l'inno nazionale, poi per fortuna siamo rimasti all'inno di Mameli. Il cast: Scipione, interpretato da Annibale Ninchi, Time Out, uno che si chiama Annibale che interpreta Scipione, è una roba veramente non apprezzo, per tutto il resto c'è Mastercard, questo è una roba, uno che si chiama Annibale che interpreta Scipione, è tremendo. Annibale, interpretato da un bravissimo attore, Camillo Pilotto, Massinissa, Fosco Giachetti, anche questo era un attore famosissimo, con lucido da scarpe in faccia per farlo sembrare nero, l'Enumida. Isa Miranda, che era una soubrette dell'epoca, famosissima, come se avessero preso Raffaella Carrà e avessero fatto fare una parte in questo film, che fa la nobile Venia. Questa, Francesca Bragiotti, che fa Sofonisba, la donna, la Dark Lady, la donna fatale di questo film, che lei è rimasta legatissima a questo personaggio, tant'è che tutte le sue foto le dava con il costume da Sofronisba. Che il regime ci credesse veniva dimostrato anche da quello che succedeva sul set. Questo è un cinegiornale che fa vedere come il regime fascista seguisse la produzione del film. Questo è il set di Sabaudia, dove si stava girando il film. Sentite anche la retorica di quello che vi faccio vedere, questo spezzone. Preparativi per la gran battaglia di Zama sulla piana di Sabaudia. Il ministro per la stampa e propaganda, Sua Eccellenza Alfieri, visita l'accampamento dove si aggirano guerrieri romani e cartaginesi che si preparano ad affrontarsi in una delle più memorabili battaglie della storia e della cinematografia. Guidati da Sua Eccellenza Alfieri, anche i rappresentanti della stampa estera, dopo aver assistito alla celebrazione del quintannuale della provincia di Littoria, hanno visitato, curiosi ed ammirati, quello che ormai per antonomasia è chiamato il campo di Zama.
Questo fervido cantiere della più importante ripresa del superfilm della risorta cinematografia nazionale è stato onorato anche da una visita del Duce, ricevuto dal presidente dell'Istituto Luce e del consorzio Scipione L'Africano, Marchese Paolucci di Calboli, e dal direttore generale per la cinematografia nazionale, Grandufficiale Freddi. Il Duce è salito sul praticabile, donde si domina la pianura popolata da 10.000 comparse in armi. Il regista Carmine Gallone ha illustrato al Duce il piano di ripresa e le varie macchine che inquadrano le schiere di Scipione, gli elefanti corazzati e i mercenari di Annibale. È impossibile contenere lo slancio di 10.000 cuori fascisti che battono sia sotto le corazze romane che sotto le spoglie numide. E rotte le pile sono tutti intorno al Duce, potenziatore della cinematografia italiana, come di tutte le forze e attività della nazione. Questo è il nucleo di questa propaganda. L'identificazione fra il legionario romano e il fante italiano fascista erano la stessa cosa. C'è un bellissimo, una pagina di una rivista famigerata che è La difesa della razza, uscito un po' di tempo dopo, dove c'è una fotografia incredibile. C'è un crogiolo sul quale c'è la testa di un legionario romano che versa il suo contenuto di metallo fuso dentro un altro crogiuolo dove c'è la testa di un fante italiano, no? Che quella è l'identificazione, la trasmissione dei valori, no? E degli ideali dell'antica Roma nell'Italia fascista, no? E questo la dice lunga su come è costruito questo film, un film che deve far capire alla gente che, come Scipione a Zama ha vendicato Canne, così il Duce in Etiopia ha vendicato la sconfitta di Adua. E allora vediamo il film, vediamo come è costruito, come cosa succede, perché io vi ho detto una cosa all'inizio ed è vero, ve lo cercherò anche di dimostrarvelo. Gli sceneggiatori non hanno tradito, perché qualcuno ha scritto su questo film che hanno manipolato la storia romana. Non è vero. I testi e le testimonianze antiche, se voi li leggete, sono rispettati quasi alla lettera, minime variazioni, poche cose, però sono rispettati quasi alla lettera. Però vi faccio vedere come viene costruito il film. Allora, con le immagini, la storia della Seconda Guerra Punica non comincia con la sconfitta di Canne, comincia molto prima, con la discesa di Annibale alle Alpi, comincia in Spagna, comincia molto prima. Però il film in realtà comincia in diverso modo, perché tutta la parte prima della sconfitta di Canne viene raccontata attraverso delle parole che scorrono sullo schermo. E ora vi faccio vedere, poi fermerò un attimo perché dobbiamo riflettere. Ecco, ho fermato un attimo. Torniamo un attimo indietro, devo fare uno. Volevo farvi vedere proprio questo inizio. Ecco, fermiamoci qua. State attenti anche al modo in cui vengono presentate le parole, Guardate lo sfondo ha le marezzature del marmo. Quindi sembra una lapide marmorea. Come sono le lettere, come sono vergate, come sono fatte? Questa è una capitale epigrafica. È lo stesso stile di scrittura che viene usata nelle scritte, nelle epigrafi romane che voi trovate in giro per tutta Italia, per tutta Europa e a Roma in modo particolare. Cosa ci dice quindi questo? Che è una storia antica.
raccontata con parole che hanno la forma delle parole antiche, addirittura hanno il supporto di scrittura dell'antichità, ma la lingua è italiana. Certo. Quindi c'è questa, vedete, questa sovrapposizione fra la storia antica e la nostra contemporaneità avviene già da questa immagine. Questa immagine ci dice già tantissimo, ci dice che noi parliamo al nostro tempo con la nostra lingua con parole che hanno la forma di quelle usate al tempo in cui la storia che racconta il film raccontava. E adesso vi faccio vedere le prime immagini del film. Ecco, il film comincia così, comincia con un campo di battaglia pieno di cadaveri, poi la mano di un legionario che solleva l'insegna con l'aquila romana con un'ala spezzata. Questa ala spezzata ritornerà in tutto il film, le immagini stimolano molto la memoria visiva dello spettatore. Quest'aquila spezzata, e cosa dice? Vendichiamo Canne. Quindi tutto quello che succederà nel film, cioè il racconto della spedizione di Scipione che va in Africa e abbatte l'impero di Annibale a Zama, è per vendicare Canne. Il duce aveva detto vendichiamo Adua fino adesso, quindi questo inizio è fortemente, Pa dice vendichiamo Canne, però è come se dicesse vendichiamo Adua. Come finisce il film? Tanto non è che vi dico chi è l'assassino, lo sapete come finisce il film. Il film finisce con questa scena che vi faccio vedere. Vedete? Si chiude ad anello. Una scena quasi identica a quella precedente, questa è la fine del film, quello che vi ho fatto vedere, dice vendichiamo Canne, la storia della spedizione in Africa di Scipione finisce con Canne vendicata. Un legionario che solleva la stessa aquila con l'ala spezzata che avete visto all'inizio, che dice adesso che siamo andati in Africa, che abbiamo vinto contro gli africani, contro i cartaginesi, Canne è vendicata. È la stessa parabola che il duce stava propagandando per giustificare le spese fatte per la guerra d'Africa. Durante il film si raccontano elementi della storia della spedizione di Scipione che corrispondono, ve l'ho detto, alle fonti antiche, ma guardate come vengono rappresentati. Adesso vi faccio vedere il momento in cui Scipione si reca in Senato, dove questa è storia, Tito Livio la racconta, per ricevere il proconsolato di Sicilia che gli permetterà di radunare un esercito e poi di andare in Africa a combattere contro Annibale. State bene attenti, vediamo se qualcuno di voi ha, e poi mi dite voi cosa notate, commentiamo insieme. State a vedere com'è costruita questa scena. Thank you.
Allora, cosa avete? Non guardate questa diapositiva, facciamo così, vai. Così non la faccio vedere. Allora, cosa avete visto? Vediamo cosa vi dice. Questo è un fatto storico. Scipione prende, la cosa è molto semplice, arriva in Senato e poi in Senato il Senato gli conferirà, dopo una breve discussione, gli conferirà il proconsolato in Sicilia. Ma non è questo che comunica questa scena. Cosa vi fa vedere? Simil-fascismo. Come? Allo saluto romano per la terra. Esattamente, anzitutto il saluto romano, che come sapete non esisteva nell'antica Roma. Martin Winkler ha scritto un libro su questo, The Roman Salute, che dimostra chiaramente come il saluto romano se lo sono inventati i fascisti, ed è stato propagandato soprattutto nei filmati, nella cinematografia. Il saluto romano non esisteva, quindi già fare il saluto romano significa creare un'identificazione con il regime. In secondo luogo, cosa avete visto? Parliamo di movimenti di macchina, per esempio. Esattamente, voi avete visto che la gente parlava tranquillamente, poi a un certo punto la folla, unanime, qui è importantissima la sincronia con cui si muovono unanimemente verso la destra dello schermo e iniziano a tendere il braccio nel saluto fascista, qui quasi ad indicare una direzione. Cosa fa la macchina? Come diceva giustamente il vostro compagno, inizia a salire, a seguire questa spirale di folla e arriva fino in cima, dove c'è un arco a tutto sesto, avete visto? Un arco a tutto sesto che quindi incornicia uno spazio, creando una focalizzazione visiva su quello spazio, e in quello spazio c'è uno stacco di montaggio, un avvicinamento di carrello, si vede apparire un uomo che è Scipione, ovviamente, e scende in senso contrario, quindi distinguendosi dalla folla. C'è lui e c'è il popolo, no? Quindi lui scende in senso contrario, disegnando una diagonale da in alto a destra verso in basso a sinistra, dove c'è il Senato, e fende la folla. La folla che lo segue unanime col saluto. Lui, andando in senso contrario, viene evidenziato, perché è un movimento contrario di un singolo che va contro invece la direzionalità visiva delle braccia tese. Lui segue, li fende, quindi chiaramente lui il duce, che viene acclamato dal popolo unanime, che si muove in assoluto sincrono, no? In questa solarità, avete visto la luce è una luce molto, molto forte, c'è quasi una solarizzazione dell'immagine, quindi tutti sono contenti, unanimi, si rivolgono verso il loro capo e lo acclamano, un popolo unito che crede in quest'uomo che sta dirigendosi verso il Senato e poi lo seguirà nella sua impresa. Cosa vi dice che lo seguirà nella sua impresa? Quando lui entra in Senato, le braccia tese si girano verso di lui e quando lui li ha oltrepassati, le braccia tese si girano verso di lui e il saluto romano viene rivolto alle sue spalle, come se loro seguissero il suo cammino. È un messaggio chiarissimo, qui si vede chiaramente che il popolo è con lui, che c'è un popolo unito, entusiasta, unanime, che acclama il suo unico duce, che è unico perché è distinto da loro, e questo movimento discendente in senso contrario lo evidenzia, e poi tutti saranno con lui. Questo riguarda anche le donne, la donna fascista, ci sono libri e libri sulle donne fasciste, no? La madre di famiglia che contribuisce alla crescita dei figli, che tiene la casa, che fa tanti figli, che ama il marito, lo aspetta quando lui va alle imprese guerresche. Guardate questa scena, anche qui guardate come è costruita, perché anche qui c'è una strategia ben precisa. La musica è meno eroica, più dolce, più familiare. Thank you.
cosa avete visto? Guardate le inquadrature. C'è un primissimo piano di uno scrigno, poi si vedono le mani di una donna che si toglie dei gioielli e li ripone nello scrigno. Se uno si fermasse qui, è una signora che va a letto la sera, si toglie i gioielli, si toglie i braccialetti, si toglie, e li ripone nello scrigno. Poi c'è un carrello all'indietro, l'immagine si allarga e si vede che questa donna che si sta spogliando, che è una matrona romana, si sta spogliando dei gioielli, li ripone in uno scrigno davanti al quale c'è sull'attenti un legionario romano. Questo legionario romano chiude lo scrigno e lo porta via. Lui è il simbolo della guerra, che prende i gioielli della donna e li porta via per finanziare la guerra. Poi arriva una fantesca che porta un bambino, un neonato, alla donna che lo prende in braccio. Lei si muove, c'è un traveling, cioè la camera la segue verso destra. Lei si avvicina al lato destro dove c'è Scipione, questa volta non più in toga come all'inizio, ma in armi, perché Scipione adesso è un capo, non è più un capo politico, ma è un capo militare. Scipione in armi che saluta la moglie. Questa è Emilia Terzia, la moglie di Scipione. Questo movimento di macchina, nessuno dice nel film che questa è Emilia Terzia. Lo si vede dal movimento di macchina. Lei va verso Scipione, gli presenta il bambino, che lui guarda con tenerezza, primissimo piano del neonato, con i due genitori che lo guardano amorevolmente, è il padre amorevole che va a difendere l'onore della patria, mentre la moglie contribuisce alla guerra donando i suoi gioielli per la patria. Ragazzi, conoscete la campagna Oro alla Patria per la guerra d'Africa? Era una campagna promossa dal Duce, per cui le donne fasciste donavano i loro ori, i loro gioielli alla patria per finanziare la guerra d'Africa, che costava tanti soldi. Chi furono le prime donne a donare i loro ori alla patria? La regina Margherita e Rachele Mussolini, la moglie del duce, come Emilia Terzia dona per prima l'oro alla patria. Ancora una volta l'identificazione fra lo spirito patriottico con cui i romani, le donne romane specialmente, supportano l'impresa d'Africa e lo spirito patriottico con cui le donne italiane dovevano supportare l'impresa d'Africa del Duce. Vedete, un italiano che aveva vissuto quei momenti, in quegli anni lì, non poteva non identificare queste cose, non sentirsi coinvolto in questa immagine, che racconta una cosa normale. Poi Scipione poi parte per la guerra, va bene, però questo è una sovrapposizione. La donna romana, la madre di famiglia, con i figli amati dal padre, che viene lasciata come il gladiatore, uguale, cioè come i 300, la donna sta sempre a casa e contribuisce tenendo la famiglia e donando i suoi ori alla patria. Lo stesso era l'ideologia della donna fascista, era esattamente questa. Non si parla di fascismo, ma si fa vedere delle immagini che non potevano non richiamare alla mente di chi guardava questo film queste cose. E adesso vi faccio vedere il campo di Annibal. Nel film, in continuazione con stacchi di montaggio, vengono presentate scene analoghe fra il campo romano e il campo di Annibal. Notate cosa vedete qui nella descrizione filmica del campo di Annibale, e poi vi dico. Il potentissimo Annibale, il signore delle vittorie, non ricusa mai di vedere il mercante Fenicio. Passa. Andiamo. La cavalleria numida è ancora nel campo. È un anno che non ci paga. Ed
ed è tanta la fiducia, o signore delle vittorie, che i romani ripongono in Scipione, che nel foro hanno osato mettere all'incanto il terreno dove sono piantate le tue tende. Annibale vi darà non solo le paghe arretrate, ma anche il soprassoldo promesso. Siamo stanchi di aspettare. Di promesse non si vive. Vogliamo andarcene. Le navi di Cartagine cariche d'oro stanno per arrivare. Ma non arrivano mai. Basta, 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 basta. Diversi armati vogliono abbandonare il campo. Se raduna subito la cavalleria. Aspettami. Pagare il doppio di quanto vi spetta. Chi vuole andarsene deponga le armi e sarà pagato. Non diffidare. Pensate, questo è il primo momento in cui compare Annibale, il campo di Annibale, pensate al primo momento in cui è comparso Scipione, guardate le differenze, il modo in cui viene raccontato l'ingresso di Scipione in Senato, il rapporto con i Romani, la folla, e il modo in cui viene raccontato invece il rapporto di Annibale. Ma cosa avete visto? Sì. Era più arrabattato. Brava, bravissima, questa è una cosa importantissima, c'è il disordine, mentre lì c'era una folla, ve l'ho detto, è importante il movimento ritmico, no, della folla, c'era una folla che si muoveva all'unisono, quindi era un corpo unico, invece qui c'è confusione, sono tutti sparpagliati, la cavalleria numida da una parte, i mercenari dall'altra, no? Poi che avete visto, che avete notato anche come qualità dell'immagine? La notte. Ecco, la solarità, no? il biancore di Roma, la solarità, la felicità, qui il buio, la cupezza, i fuochi che illuminavano in modo inquietante l'accampamento, cioè, proprio un senso emotivamente diverso che crea un'empatia diversa negli spettatori ovviamente. E poi che altro avete visto? Che siete bravi, state lavorando bene. Che era sempre il consenso popolare. Esattamente, che erano tutti scontenti, questi qui, in modo disordinato, dicevano Annibale non ci paga, sono mercenari che non venivano pagati ed erano scontenti, non voglio più combattere per Annibale. Quando arriva Annibale, che li fronteggia, no? Avete visto quando arriva Scipione di fronte alla folla cosa succede, no? Quando arriva Annibale che li fronteggia, cosa succede? Lo sfidano. Attenzione, prima c'è un dei primissimi piani in piano sequenza, cioè la camera che corre lungo i volti di loro che stanno guardando Annibale. Annibale è presentato in contre-plongée, cioè contre-plongée vuol dire
riprendendo con la telecamera dal basso verso l'alto, in modo tale che lui sembra guardare allo spettatore, guardare dall'alto, incombere, no? Una figura minacciosa e incombente. Poi c'è questo piano sequenza. Cosa ti racconta il piano sequenza di quei volti lì? Cosa? Terrore, paura, bravissimo. Questi sono spaventati, indietreggiano quando vedono Annibale. L'esatto contrario di quello che succede col popolo romano quando vede Scipione. E Annibale che fa? Quando gli dice che ponete le armi sarete pagati, li fa uccidere poi, no? Quindi, vedete, un popolo disordinato, scontento, che combatte per Annibale non per amor di patria, non per l'entusiasmo, non per rivendicare l'onore di Roma, è una giusta, quella che veniva considerata una giusta vendetta, ma combattono per il soldo e per paura, perché altrimenti vengono uccisi. Annibale è un comandante oscuro, che si muove nell'oscurità, nel buio, un comandante minaccioso, un comandante violento che tiene col terrore, come diceva giustamente lei, la gente, lo si vede dalle facce di questi qua, no? Mentre Scipione è il duce amato con tutta la folla che lo segue unanimemente. Chi saranno i buoni e i cattivi in questo film? Dai! Cioè, voglio dire, è già la sentenza è già scritta. I buoni sono i romani, i cattivi sono gli africani, esattamente come la propaganda fascista faceva con gli etiopi. Adesso vi faccio vedere, per farvi vedere un altro piano sequenza, però dei romani, vedete già l'immagine è più chiara. Ma questo poi è il momento in cui il fatto che i soldati non vengono pagati, ma lui si intrattiene con un mercante. Con un mercante fenicio, che poi che è il mercante ebraico, poi i fenici erano quelli, poi tutta una serie di cose, di implicazioni anche forti, giustissimo, questa è un'osservazione bellissima, me la annoto mentalmente perché è importante. Questo che vi faccio vedere è un episodio che c'è in Tito Livio e questo viene raccontato nel film esattamente come più o meno come lo racconta Tito Livio. Scipione in Sicilia e sta radunando l'esercito. Ha l'insegna strappata a canne, salvata a canne, quell'insegna con l'aquila, con l'ala spezzata che avete visto all'inizio, e forma una legione, la Cannense. Questo lo dice, anzi Livio dice che sono due i Cannensi, qui è una sola, vabbè, ma comunque l'episodio è quello che racconta Tito Livio. Andate a vedere se non ci credete, ed è quello che racconta Tito Livio. La Cannense, che sarà la prima legione che guiderà l'esercito contro Annibale, perché è la rivalsa, la vendetta, questo appare anche dalle fonti romane, no? È la rivalsa per la sconfitta di Canne. Quindi a marciare contro l'esercito cartaginese in Africa ci deve essere per prima la legione che porta l'insegna strappata alla sconfitta di Canne, salvata alla sconfitta di Canne. Qui ci sono i veterani. I veterani di Canne che come sembrano scoraggiati come i cartaginesi, non hanno più voglia di combattere, lavorano nelle fucine per forgiare le armi ma non vogliono più andare in battaglia perché sono talmente scoraggiati dalla sconfitta di Canne che non credono più nella guerra. Guardate cosa succede, quelli che vedete scendere lì dai campi sono i reduci di Canne che sentito dell'arrivo di Scipione vanno a curiosare. Non abbandonerò mai le insegne e obbedirò fino all'estremo delle mie forze agli ordini del console. Addio! Addio! Thank you.
ed è il protettore di Roma. Mi suggeriscono il nome per l'unica insegna salvata a Cannes. La nostra insegna. La nostra insegna. Vendicatrice. Chi la porterà marcerà nella schiera d'onore e chiamerò primissima cannense. È giusto che marci innanzi alle altre per la pazienza non aver tanto aspettato. La seguiranno quelli venuti con me dalla Spagna. I romani che hanno in cuore un'irrevocabile decisione. Cancellare l'onta di Cannes e dare finalmente alla patria una giusta pace e un più sicuro avvenire. Saranno i giovani a seguirla. No! Noi la seguiremo! Noi vendicarci! Dagli le armi! Prendici con te! Noi giovani! Ecco. Avete visto che anche qui c'è un piano sequenza sui volti delle persone, no? C'è una differenza, cioè che non può non richiamare quello che avete visto precedentemente nel campo di Annibale. Ma che differenza c'è? Erano ben avanti e avevano un volto ispirato. Sì, sembravano che avessero visto la Madonna. Cioè erano tutti così, ah, è arrivato Scipione, stavo per dire, è arrivato Annibale, ma si chiama Annibale, è arrivato Scipione, così, ah. E questi sono quelli che nella scena precedente che abbiamo fatto vedere, che erano, no, non combattiamo più, la guerra ci fa schifo, eccetera, eccetera. Quando loro vedono la loro insegna e vedono il duce, il carisma, no, del duce che richiama i legionari alla guerra e soprattutto vuole istituire la legione cannese, questo lo dice Tito Livio, la legione cannese, loro, come se avessero per miracolo, scacciano tutte le loro incertezze, guardano estasiati, proprio il contrario, no? Guardano estasiati il loro duce e dicono dalla noi l'insegna e vogliono ritornare a combattere e andranno tutti in Africa a combattere seguendo il loro duce, non per soldi, anzi i soldi li danno le donne alla patria, li danno loro, li danno le donne alla patria, ma semplicemente per il carisma del duce che li porta ad un'impresa in cui loro credono per la patria. E le donne cartaginesi, Sofonisba è un personaggio mitico, eh? Chi la sa la storia di Sofonisba? Sofonisba è la figlia di Asdrubale ed è quindi una principessa cartaginese, che sposa si face re Numida, che prima era alleato dei romani e poi sposando Sofonisba, che è una, appunto, una principessa cartaginese nutrita dall'odio implacabile contro Roma, il suo unico scopo nella vita è vedere Roma distrutta, convince si face a tradire Roma e a combattere a fianco dei cartaginesi. Si face viene catturato e ucciso. Lei allora seduce, bellissima Sofonisba, seduce un altro re Numida, Massinissa, il quale si innamora perdutamente, è una femme fatale, no? È una che usa il proprio charme, il proprio fascino per sedurre degli uomini di potere che le servono per il suo scopo politico, annientare Roma. Seduce Massinissa, il quale però, quando i cartaginesi vedono, si avviano verso, non si è ancora Zama, si avviano verso la sconfitta, viene convinto da Scipione a non tradire l'alleanza con i romani. Però ha questa moglie scomoda, Sofonisba, che ha giurato odio contro Roma. E Scipione gli dice a Massinissa: io ti salvo, però tu ci devi consegnare come prigioniera tua moglie Sofonisba. Sofonisba non si sottometterà mai ai romani, chiede come regalo di nozze a Massinissa del veleno con cui lei si ucciderà piuttosto che cadere nelle mani dei romani. Lei è una donna che sposa uomini che non ama e che non è capace di amare. Usa questi uomini, è una donna, una vamp,
da questi punti di vista. Vamp, sapete che viene da Vampire Woman, no? La donna vampira che vampirizza gli uomini e li costringe a seguire il suo volere. Qui Sofonisba è stata declinata, le fonti antiche raccontano solo del suicidio praticamente, no? Che lei si suicida per non cadere nelle mani dei romani. Le rivisitazioni del personaggio di Sofonisba, a cominciare dall'Africa del Petrarca, se qualcuno di voi ha letto quel bel latino dell'Africa del Petrarca, romanzano molto questo personaggio, le danno molte sfumature. Quindi in questo film gli sceneggiatori sono un po' liberi e le danno una sfumatura da Dark Lady, vedete come la presentano, ha una pettinatura che sembra Cleopatra, poi un vestito con delle aspidi che richiama il suicidio di un'altra grande regina per non cadere nelle mani dei romani e soprattutto una donna con uno sguardo allucinato e assassino terribile. Che convince, si face, si vede quando convince, si face a combattere contro i romani, una specie di donna fatale, però cattivissima, che non ama nessuno, non ama la famiglia, odia soltanto Roma. Il contrasto con le donne romane che avete visto prima, poi c'è Velia che è una nobile romana catturata dai cartaginesi, violentata da Annibale, che però mantiene sempre la sua dignità. Sofonisba no, vi faccio vedere la scena del suicidio di Sofonisba e vedrete che è terribile, c'è in primo piano la coppa, Sofonisba non si vede, a un certo punto si vedono solo i suoi occhi allucinati apparire riflessi nella coppa, poi lei solleva la coppa, allora si vede la faccia di Sofonisba che è veramente rappresentata come una Dark Lady. Accetto con gratitudine questo suo dono di nozze, che mi consente di morire da regina nel campo dei nemici di Cartagine. Del personaggio di Sofonisba, che è una donna è proprio il contrasto, vedete, c'è un contrasto continuo fra i lati oscuri e inquietanti dei cartaginesi, uomini e donne, e i romani, uomini e donne. Il duce dei cartaginesi è una cosa, il duce dei romani è un'altra. Ancora una volta, chi sono i buoni e chi sono i cattivi in questa storia? Che Sofonisba non sia sempre questo personaggio lo dimostra Cabiria. Quanto tempo abbiamo? Ci abbiamo ancora un pochino di tempo? Sì. Siamo quasi alla fine, però, sì. Però cioè, volevo farvi vedere come veniva raccontata Sofonisba in Cabiria di Pastrone, film che vi ho citato prima, con le musiche di Pizzetti. In questo spezzone non ci abbiamo film muto, perché le musiche di Pizzetti ci hanno messo la quinta di Beethoven, non capisco perché, però è uno spezzone che ho trovato così perché non è mai stato edito in DVD questo film. Cabiria del Pastrone è un film che racconta anche questo la storia della seconda guerra punica, unendo elementi romanzati tratti da un romanzo di Salgari,
Cartagine in fiamme e un po' da Salambò, Flaubert, che Salambò magari, Cartagine in fiamme è un romanzaccio brutto di Salgari che viene utilizzato qui. E si racconta la storia della seconda guerra punica e parallelamente la storia della giovane Cabiria, che è una ragazza siciliana rapita dai cartaginesi per sacrificarla al dio Moloch, c'è cioè la famosa scena del dio Moloch che, nel cui ventre infuocato vengono gettati i bambini vivi. Lei viene salvata da Fulvio Axilla, un legionario romano incognito a Roma, e dal suo schiavo Maciste, no? Il famoso Maciste. Maciste, sapete chi ha inventato il nome Maciste? D'Annunzio? Sì, è stato proprio Gabriele, il quale, sapete che ha scritto tutte le didascalie, no? Che sono scritte in annunziese, no? Tutte le didascalie del film, e lui doveva trovare un nome per questo forzuto schiavo numida, che poi era un camallo di Genova, era Bartolomeo Pagano, era un camallo, era uno scaricatore di sport, poi è diventato famosissimo, ha fatto 2000 film con Maciste, l'hanno dipinto con Lucido da Scarpe e gli hanno fatto fare uno schiavo. Per trovare il forzuto, lui D'Annunzio lavorava, se voi andate al Vittoriale, vedete la sua stanza di lavoro, aveva molti lessici. Aveva il Forcellini, aveva Tommaseo Bellini, lessici e enciclopedie di archeologia, e lì dentro lui ha trovato in Elea un culto nella città di Machistos di Heracles Machistios. Heracles Machistios era un culto di Eracle, e forzuto l'eroe, forzuto pure lui, e da Machistios, lui da questo epiteto Machistios di Machistos, lui ha coniato il nome Maciste da dare a questo personaggio ed è nato così Maciste, questo personaggio immaginario che poi va all'inferno, farà l'alpino, farà di tutto. Poi potrei raccontare un pomeriggio le storie di Maciste, ma è un altro capitolo. In questo film, che dura 3 ore e un quarto, io una volta l'ho presentato con 2 pianisti che hanno suonato per 3 ore e un quarto tutta la colonna sonora, la gente stava per svenire perché è un film muto di 3 ore e un quarto, però questo è un film interessantissimo, tecnicamente questo è uno dei film più importanti della storia del cinema, perché il Pastrone ha inventato il carrello su rotaia, ha inventato una foratura diversa della pellicola per non farla traballare, insomma sono stati una roba importante questo film. Ecco, questa è la scena di Sofonisba, vedete qui, è un po' più lunga questa, ma vedrete qui la morte di Sofonisba. Qui chi è che porta il veleno a Sofonisba? È Maciste, no? E quindi c'è la fiction più totale, si fonde invece con la storia. Vedrete qui una Sofonisba molto diversa, anzitutto non è che qua, prima la morte di Sofonisba veniva fatta vedere, qua Sofonisba ci mette 6 ore e mezzo a morire, e poi vedrete che è una Sofonisba molto diversa, perché Cabiria, diventata grande e innamorata di Fulvio Axilla, diventa la schiava, l'ancella preferita e più amata di Sofonisba, solo che il sacerdote del Moloch dice a Sofonisba, il Moloch, il dio, vuole il sacrificio di Cabiria, che è stata strappata da bambina al suo destino, e allora suo malgrado Sofonisba fa imprigionare la sua diletta Cabiria, che deve essere anche da grande buttata nella pancia del Moloch, no? Guardate cosa succede in questa scena. Non fate caso alla quinta di Beethoven, per non c'entra. Thank you.
Visto una sofonisba completamente diversa rispetto a quella precedente, forse aveva preso anche un veleno diverso, perché ho messo 6 ore, l'altra è morta subito. E invece lei, ma soprattutto cosa avete visto? Una sofonisba redenta qui, no? Qui non c'è l'intento forte, ideologico di far vedere questo contrasto, no? Fra la donna romana e la donna, il sofonisba sì, è la fiera nemica di la storia, non si può negare, quella lì si suicida esattamente, però alla fine lei morente regala i suoi gioielli ai suoi schiavi, avete visto che si spoglia dei gioielli e li regala ai suoi schiavi prima di morire, e poi prima di morire salva la vita a Cabiria e la restituisce nelle mani dell'amato di Fulvio Axilla, e poi vissero tutti felici e contenti, finisce il film. Quindi vedete proprio una declinazione completamente diversa. Perché? Perché nel film di Pastrone c'è questo intento ideologico di contrapposizione tra il modello di donna romana Emilia Terzia e sofonisba invece la donna diabolica che porta la morte si face, porta all'infelicità massinissa nel suo matrimonio, e poi si uccide pur di non cadere nelle mani di Roma. Siamo verso la fine e vi faccio vedere il discorso di Scipione prima della battaglia di Zama. Anche qui guardate le immagini e ascoltate come viene presentato il discorso di Scipione. Io vi dico solo una cosa: se voi prendete il testo di Polibio, che è l'autore che riporta il testo di Scipione, questo è tradotto praticamente alla lettera. Io l'ho controllato, in bianco e nero c'è tutta la sceneggiatura, quindi c'è il discorso di Scipione anche scritto. Allora io l'ho controllato col testo greco di Polibio e vi assicuro che praticamente è tradotto alla lettera. Tuttavia, guardate. Ricordate le vostre vittorie! Siate degni del passato o di Roma! Ricordate! Se vincerete, non solo diverrete padroni dell'Africa, ma darete a Roma l'impero del mondo! Ragionari! La fortuna vi offre la più bella delle ricompense! Morire per la patria!
chi sarà così vile da preferire ad un glorioso destino l'onta di cadere nelle mani del nemico solo per amore della vita? Lagiolori, il vostro grido sia vittoria a morte! Carpaginesi! Beh, poi qua fanno vedere. Ah! Vi ricorda qualcuno? Sì. Ecco. Cioè, quindi questa è la dimostrazione di come l'uso della regia cinematografica e del modo di far recitare gli attori, poi avete visto i contrapplongei, i fasci inquadrati in ogni momento, no? C'è tutta una strategia retorica fatta con l'immagine, con i movimenti di macchina, che praticamente c'è la possessione demoniaca del duce su questa figura, di Scipione. Se non ci credete, vi faccio sentire l'originale. Questo è il discorso che Mussolini fece il 9 maggio 1936 proclamando, non lo faccio sentire tutto, per farvi sentire i toni e i vocativi, perché sono importanti i vocativi in questo discorso. Attenzione. In questa certezza suprema, levati in alto, legionari, le insegne, il ferro e i cuori, a salutare, dopo 15 secoli, la riapparizione dell'impero sui colli fatali di Roma. Ne sarete voi degni? Ecco, i toni sono identici, le pause sono identiche, no? Se voi confrontate il modo di pronunziare il discorso di Polibio. Però qui Mussolini, che vocativo ha usato per rivolgersi alla gente che lo stava ad ascoltare? Legionari, ha detto, esattamente come dice Scipione nel film, è un vocativo che non usa mai Mussolini. Nei suoi discorsi dice sempre camicie nere, italiani, tutt'al più camerati, dice, come vocativi. Questa è l'unica volta che usa legionari. Perché? Perché la sua guerra d'Africa deve essere la riproposizione fatale, sui colli fatali di Roma, come dice lui, la riproposizione fatale della vittoria di Scipione a Zama. E questo era stata l'impresa di questo film. Questo film, che poi non ebbe successo di critica, è l'unico film fascista ambientato nell'antica Roma, non ebbe successo di critica, la gente non piacque granché, non piacque manco al duce, che dice: ma io dovrei identificarmi con quello lì, con quella faccia di gomma, non gli è piaciuto manco cioè, nonostante i soldi che hanno speso. Però vi devo dire, arrivando verso la conclusione, che il film, pur con alcuni difetti, alcune cose, non è fatto male. Carmine Gallone era un regista di buon mestiere, uno che faceva film storici, che ha fatto anche molti film dove raccontava le opere liriche, e soprattutto la sua cinematografia nella battaglia di Zama, dove furono, avete visto il cinegiornale, impiegati decine di migliaia di elefanti, eccetera eccetera, è un buon pezzo di cinema, nonostante c'è un punto in cui si vedono i fili del telegrafo. Però un buon pezzo di cinema, ve ne faccio vedere un pezzetto in conclusione, per farvi vedere come c'è una buona cinematografia, una buona regia qua. Vittoria! A morte! Vittoria!
considerati i mezzi dell'epoca, non era nemmeno, direi che è fatta bene, è fatta bene con degli effetti buoni, tant'è che nonostante tutto siamo alla fine, questo film, l'anno dopo, questa scena della battaglia di Zama fu usata, fu osservata e usata anche come modello da uno che di cinema se ne intendeva, che si chiamava Sergei Eisenstein, che girò l'Alexander Nevsky, anche questo è un film politico che raccontava nel Medioevo la guerra contro fra teutoni e russi, preconizzando lo scontro fra Stalin e Hitler ovviamente, ha usato, si è ispirato molto a questa scena della battaglia di Zama di Carmine Gallone per la famosissima scena, se non avete visto l'Alexander Nevsky, guardatelo, è un film bellissimo. Eisenstein ha costruito su questa scena di Gallone la famosa scena sul lago gelato, la battaglia sul lago ghiacciato. Quindi quello di Carmine Gallone è un film onesto che però risponde ad una strategia di un certo tipo. Certamente Eisenstein, il film di Eisenstein, è capolavoro di altro, di altra statura e di altro genere, ma anche questo film... L'anno dopo. L'anno dopo. Ma anche questo film qualcosa forse ci può insegnare, a capire come quando guardiamo un film, ma anche quando leggiamo un libro, una poesia, un comunicato, uno spot pubblicitario, dobbiamo capire le sue retoriche, dobbiamo capire quali sono le leve che poi vanno a puntare sulla nostra emotività per trasmetterci un messaggio che va spesso al di là di quello che viene detto. Qui la storia non è raccontata com'è, si racconta una storia antica che però è utilissima per parlare del nostro presente. E al di là dei fatti ideologici, il fatto che noi stiamo ancora qui a studiare il greco e il latino, a studiare questi testi, significa che di questi testi abbiamo bisogno. Io vi potrei fare mille altri esempi di come ancora oggi il nostro tempo ha bisogno di quelle parole affondate in un tempo altro, in culture diverse, per capire e per raccontare quello che siamo. Vi ringrazio.